tanto brillo non penso. Salve a tutti, io sono Francesco Bonizio, Art Director del Dixiriasoft, e oggi vogliamo raccontarvi quella che è la nostra personalissima esperienza nell'ambito dell'industria videoludica. Partiamo con una premessa. Se qualcuno vi si presenta e vi fa va bene, voglio mettere su un'industria, un'azienda videoludica, non ho soldi alle spalle, non ho mezzi, non ho un ufficio, siamo magari, che so, ho due amici, tre amici che vogliono lavorare con me, facciamo il team, facciamo il gioco, eccetera, eccetera. Ecco, la reazione, la prima reazione è quella, questo si è impazzito, la prima reazione. La seconda reazione è, vabbè, magari ci provano, oppure magari, che so, è facile intuire, è normale pensare, è impossibile, è molto difficile, estremamente difficile, soprattutto in Italia che è un paese molto poco, come dire, un environment molto poco friendly. Oggi siamo qui per testimoniare che effettivamente è fattibile. Ora, non parliamo dal pulpito di una casa AAA, però comunque raccontiamo la nostra esperienza. E cominciamo dall'inizio. Dall'inizio, 4000 a.C. l'uomo forgia i metalli, no, 6000 anni dopo un gruppo di ragazzi si radunano per creare dei giochi amatoriali 2D, così, per passione. E questa storia la faccio raccontare poi a lui, in maggior dettaglio lo seguirà con me all'epoca e l'ha vissuta sulla sua pelle, drammaticamente. Sì, allora, siamo partiti dal creare la ruota all'arrivare a provare a fare dei giochini stupidi con dei tool di programmazione eventata che praticamente ci consentivano di fare dei minigiochi in poco tempo con poche risorse. Il tutto ovviamente parte come un gioco, nel senso ci si trova su internet, come succede il più delle volte, magari per chiedere un aiuto su come funziona una determinata funzione del programma, e si trovano persone che decidono di aiutarti, di credere nel tuo progetto e di unirsi a te. E questo è quello che è successo a me, Francesco, con i Dixiriasoft nel 2006, inizio 2007, quando con la creazione di un RPG stile Final Fantasy ci siamo conosciuti. Io da completo nabbo mi iscrivo su un forum per chiedere un aiuto su come funzionava quel programmino. Si presenta lui che crede nella mia idea, si unisce a me e insieme creiamo una storia, tutto un background che ci consente di avere ad oggi, nel 2013, dei progetti veramente attivi, non sempre a livello di gioco. Si parte quindi con il creare un giochino, quindi l'idea, fino ad arrivare al design, al concept e poi allo sviluppo. Lo sviluppo, il concept e il design, quando si è inesperti, praticamente coincidono, si mischiano e si fa un casino pazzesco, però piano piano con l'esperienza crescendo insieme si riesce a tirare su una determinazione e una forza di volontà che ti permette comunque di realizzare quello che può essere il tuo sogno. Per quanto riguarda noi, il sogno era comune, cioè ti ritrovi lì con una PlayStation a 6-7 anni, un Super Nintendo alla stessa età più o meno, e ti chiedi, cioè a qualcuno nasce la lampadina e dice: ma come si fanno questi giochi? Ci si informa, si vede che ci sono dei metodi all'inizio un po' più semplici, poi si passa con la conoscenza vera e propria di quello che è lo sviluppo di un videogioco. Che all'inizio si va cliccando, trascinando, facendo qualche immaginetta del cavolo su Paint o Photoshop, e poi alla fine si passa con il doversi dividere i compiti perché altrimenti non si capisce più niente. È quello che sta succedendo a noi, quello che è successo nel Dixiriasoft, nella creazione, che siamo partiti da due, uno faceva le storie, l'altro faceva i dialoghi e insieme si facevano due grafiche. Ovviamente il risultato per noi era ottimo. Per il pubblico, ma magari era una schifezza totale. E quindi si cerca di reclutare persone che sanno fare quel lavoro lì, cioè quello che sa fare la pixel art, quello che magari sa gestire bene i dialoghi, quello che sa creare storie, che ha molta fantasia, e poi c'è quello che smanetta magari col codice e quindi sa programmare, a differenza di quello che sa fare le grafiche molto bene. E quindi siamo arrivati, quindi con il core team dell'Ixiriasoft nel 2007, ad avere dai 5 ai 7 elementi.
poi si sa che internet facilita e non facilita le cose, nel senso che oggi siamo in 20 a chattare su Skype, su MSN, quello che è, e domani il tizio magari ha trovato lavoro, sparisce e non esiste più. E quindi ci siamo ritrovati molte volte insieme a Francesco con un team che si crea, che si spalda, che diventa enorme, che ritorna piccolissimo. Chi va a studiare in Inghilterra, chi rimane in Sardegna a fare la fame, chi ci prova dal basso, chi ci riesce dall'alto, chi ci riesce dal basso. In ogni caso il punto finale è quello di arrivare ad avere una sede, prima di tutto, vedersi di persona, che è la cosa più importante, perché all'inizio quando si iniziava a smanettare su internet la gente era un nickname, quindi ci si conosceva come Sir Francis, come Trico, come Cyrus o come Spawn, cioè i classici nomignoli che tutti conosciamo. Fino ad arrivare ad avere un nome, un cognome, avere una faccia e presentarsi di persona e decidere insieme di costruire quello che poi sarà il nostro futuro. Perché noi, a differenza di molti, lo dico molto presuntuosamente, non abbiamo scelto di farci travolgere dagli avvenimenti, abbiamo scelto di creare gli avvenimenti. Quindi abbiamo scelto di mangiare, per dire, un po' di meno e di fare, cosa ne so, qualche orario un po' allucinante per avere un risultato concreto, un risultato che comunque arrivi a fine giornata e dici sto facendo quello che ho sempre sognato. Niente, siamo partiti con la creazione di due progettini. Il primo era in ogni caso il tool che utilizzavamo faceva parte della Enterbrain, una software house che crea questi programmini qua, noto come RPG Maker. Abbiamo iniziato con Warland, un progetto di Francesco, che era un RPG vecchio stampo. Chi conosce i vari Final Fantasy sicuramente ne troverà familiarità, fino ad arrivare a una trama un po' più matura, lavorata un po' più insieme e costruendo un intero universo di gioco, parlando di Exar, che era il progetto che poi è nato dalle menti appunto dell'Ixidia Soft del 2007. Poi si è espanso ancora, è finito con ci giochiamo la mano sul fuoco perché abbiamo toccato con mano la potenzialità di una produzione in sede, tant'è che nell'ultima settimana siamo stati tutti quanti insieme perlomeno 5-6 e siamo riusciti a portare a termine degli obiettivi buoni, che poi se volete vedere là c'è la TV con il PC. Quindi per risolvere questo problema abbiamo cercato comunque di utilizzare i management tools online, quali Redmine per il project manager, Skype comunque per tenerci sempre in contatto, e abbiamo cercato di tenerci sempre un pochino incontro. Un altro dei grossi problemi, sempre per venire incontro al problema dei soldi, è stata la scelta di dare il cercabile. Perché? Su questo non vorrei offendere la sensibilità di nessuno, lo dico subito, però da un parere sia mio sia di Francesco sia di altri, essendo comunque il gioco che stiamo facendo un gioco per PC, magari ciò non rientra nelle prime attrattive, magari ciò non è la prima cosa che può attrarre un venture capital, soprattutto se non si tratta di un MMO. Quindi se non ci sono, diciamo, opportunità di monetizzazione estreme, vale un MMORPG o un MMO di carte online, ci danno qualcuno, un MMO gestionale, compagnie varie, insomma le opportunità di ottenere un finanziamento o un investimento sono abbastanza poche. A questo abbiamo trovato una soluzione, ovvero abbiamo fatto un'application per un finanziamento regionale, abbiamo la sede in Abruzzo, il finanziamento è il fare impresa 2, dopo un anno, perché si sa che comunque lo stato è lento in queste cose, siamo riusciti a ottenere il finanziamento. Oltre a questo pianifichiamo di utilizzare il crowdfunding, in particolare Kickstarter, perché abbiamo la fortuna di che Francesco è adesso cittadino inglese, quindi ce la siamo cavata. In ogni caso, da quello che sappiamo, ci sono comunque agenzie che si occupano dall'estero di fare da ponte
per la pubblicazione di progetti su piattaforme di crowdfunding, in particolare Kickstarter. Quindi questo è un pochino il panorama dei problemi e delle soluzioni. Adesso passo la parola a Francesco, che invece spiegherà un pochino qual è il progetto che abbiamo portato anche in campo, che è appunto Steampunk. Ecco, prima di spiegare, devo fare un paio di premesse prima di spiegare il progetto di Steampunk. Innanzitutto un paio di chiarificazioni, proprio a titolo puramente spiegativo. La questione del perché dello scetticismo, perché questa è una cosa, è un argomento un po' spinoso, però in Italia, soprattutto in Italia, perché avendo avuto la fortuna di stare in Inghilterra, ho toccato con mano un ambiente di lavoro che è diverso, un ambiente di lavoro che punta molto sull'idea, tant'è vero che un sacco di ragazzi hanno paura che la propria idea venga, come dire, inglobata da case più grandi, perché si riconosce il potenziale della nuova impresa e alle volte si tenta persino, come dire, di inglobarlo sul nascere per evitare future concorrenze. Perché una delle cose interessanti di questa industria è che noi non vendiamo beni concreti. Questo vuol dire che una volta che il gioco è fatto, una volta che abbiamo prodotto Steampunk League, non è come costruire una sedia che devi spendere X per fare il metallo. Io online io posso venderne potenzialmente infinite di copie. Questo vuol dire che è un business potenzialmente infinito. Poi ci sono dietro discorsi di marketing che io ora non so a fare perché non sono un economista. Però in Italia è uno scetticismo forte, uno scetticismo che blocca tanto. Giustamente vengono a dire perché dovremmo spendere soldi, crede, nell'azienda. E qui c'è una differenza fondamentale da far capire fra il gruppo di ragazzetti di 12 anni che stanno su RPG Maker e ho fatto il giochino in 10 minuti, è il gioco più bello del mondo, e una persona che si siede con aria critica, guarda il proprio prodotto e dice perché questo prodotto vale qualcosa. La differenza è che nel momento in cui il gioco non è una mera addizione di parte dovuta a un estro creativo del momento, ma una cosa ponderata, una cosa studiata, una cosa con dietro un'analisi, un know-how fatto come Dio comanda, cambia completamente prospettiva. Poi questo ovviamente va a cozzare, come già menzionato, con i mezzi, però è comunque una differenza fondamentale, e purtroppo in Italia questa cosa non è ancora, è una mentalità che non si è ancora ben sviluppata. Torno in topic. The Steampunk League è il progetto, come dire, d'esordio degli Xiviasoft, che verrà rilasciato alla fine, verso la fine di quest'anno. Ovviamente secondo i programmi verrà rilasciato entro la fine di quest'anno, ed è basato fondamentalmente su quella che possiamo dire che è stata una felice intuizione, veramente, perché se c'eravamo, guardandoci intorno, avevamo notato che c'era l'interesse che stava sorgendo intorno al personale, alla figura storica di Nikola Tesla e all'ambiente steampunk, che tra l'altro si è rivelata esatta, perché poi qualche mese dopo abbiamo letto articoli di giornale dicendo che lo steampunk sarebbe stato il trend fantasy letterario, quello che è dell'anno del 2013 e del 2014 probabilmente, il che è una buona cosa per noi, perché è acqua al nostro mulino. E abbiamo deciso di creare un progetto, però anziché fare la solita cosa sfruttando semplicemente il trend nel momento, abbiamo cercato di fare una cosa ponderata. Quindi non solo abbiamo inserito la contrapposizione Tesla contro Edison, che adesso va tanto di moda, ma abbiamo deciso di inserire altri personaggi storici che effettivamente, ai quali non è stata resa giustizia, diciamocelo, nell'ambiente videoludico. Era l'idea. Ovviamente non esistono eroi senza cattivi, e abbiamo dato una controparte malvagia a ciascuno dei quattro protagonisti. Quindi ovviamente, oltre a Edison, che era una scelta abbastanza azzeccata per testa, abbiamo deciso di prendere Conan Doyle, che è una scelta un po' azzardata, ma è spiegato perché, e Rasputin, perché non poteva mancare Rasputin a fine 800, e un altro personaggio cattivo, che anch'esso è stato poco conosciuto, che è il Conte del Millennio, meglio conosciuto come Saint Germain, che era un alchimista, uno degli ultimi alchimisti, Uncharted, però avevano quel loro, perché avevano quella loro, come dire, magia oil nell'ombra a guardare di nascosto. Però
vi ringrazio personalmente, perché la vera chiave del successo delle mie server su soldi è il team. Nel momento in cui sei un gruppo di ragazzi senza soldi, senza mega contratti, senza publisher dietro, quello che conta è il team, è credere nel progetto e soprattutto dare anima e corpo in quello. E loro l'hanno fatto, lo stanno facendo tuttora, si passano le nottate insonni e lo fanno. E questo è, per quanto banale sia, va detto, è una cosa che tenevo a sottolineare. Ho finito, vostro onore. Grazie ragazzi, Rumble Talk.